Novità, uscite, dimissioni, nuove facce, ingressi di politici vecchi ma che hanno deciso di cambiare gli orientamenti personali. L'Assemblea regionale del Partito Democratico ha segnato una nuova strada per il movimento politico in Molise. Non abbiamo celebrato un battesimo ma neanche un funerale, ha commentato così la segretaria regionale del partito, Micaela Fanelli, l'Assemblea regionale che di fatto ha aperto una nuova fase in casa Dem. Una fase abbastanza travagliata in cui il deputato Danilo Leva e il consigliere regionale Totaro hanno abbandonato il partito per entrare nei Democratici e Progressisti, il movimento capitanato da Bersani e D'Alema, mentre dall'altra parte è entrato l'assessore Facciolla che ha preso la tessera del PD. Lo accogliamo con grande gioia, ha detto la Fanelli, che dal canto suo ha minimizzato la portata della scissione interna da qualcuno vista come un vero terremoto politico. Dimissioni poi per il vice segretario Michele Di Giglio, che ha formalizzato la rinuncia all'incarico ma non la fuoriuscita dal partito, per la posizione della segretaria regionale troppo appiattita, a suo dire, sulle azioni del governo regionale. Siamo consapevoli che serve una forza riformista per fermare i populismi in Italia e in Europa, ha commentato la Fanelli. Dobbiamo rilanciare il PD alla guida di un centro-sinistra grande per dare risposte a quello che ci chiede il Paese, e cioè interventi per giovani, lavoro, povertà, sud, aree interne, ambiente. Non è il momento per dividerci, ma per stare insieme, ha concluso la segretaria rivolgendosi agli scissionisti. Quasi tutti gli iscritti al PD erano presenti all'assemblea dal titolo Il futuro ci unisce. Assenti, oltre Leva e Totaro, anche il senatore Roberto Ruta e il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo.